Un'aria forte di ispirazione cattolico-democratica sta crescendo all'interno del PD. Si tratta di personalità politiche di spicco che intendono sfatare il luogo comune che il centro moderato sia un'esclusiva dell'UDC. Inoltre, recenti analisi del voto degli italiani attribuiscono all'88% dell'elettorato del Partito Democratico una matrice di sinistra. Così non è, hanno spiegato i tanti dirigenti intervenuti alla conferenza stampa di presentazione di un incontro che si svolgerà a Pescara sul tema i cattolici per il Partito Democratico. Ascoltiamo Camillo D'Alessandro, che è il capogruppo del PD in Consiglio regionale. Quando abbiamo costituito il Partito Popolare prima, la Margherita dopo, lo abbiamo fatto scegliendo una strategia, quella che i cattolici democratici nel nostro paese non fossero residuali nello scenario politico italiano. Per le stesse ragioni abbiamo costituito il Partito Democratico. Se c'è stato un errore nella dirigenza nazionale del Partito Democratico è proprio questo: si è ritenuto di appaltare questa funzione ad un altro partito. I cattolici democratici già stanno nel PD, per cui noi dobbiamo incrociare il voto moderato innanzitutto e poi allargare la coalizione al centro. Questa è la nostra idea e per questo ci battiamo. Bisogna essere in grado di interpretare e comunicare il cambiamento in atto in tutta Europa, senza dimenticare le proprie radici. Gianluca Fusilli, vice segretario regionale del Partito Democratico. È una società in continuo cambiamento. Non dobbiamo guardare al passato nel senso delle vecchie forze politiche costituenti. Dobbiamo guardare al passato come fondamento della nostra democrazia e in base ai valori del passato dobbiamo immaginare anche i valori del futuro.